Sempre grazie alla riforma che aumenta anche il numero dei bambini accolti negli asili. Assolutamente sì, quando ci siamo insediati come amministrazione comunale nei nidi erano ammessi soltanto 120 bambini e bambine, un numero che in qualche modo da un lato si garantiva un servizio che è sempre stato, è e sarà di eccellenza sul territorio, ma che dall'altro rischiava di divenire elitario se consideriamo una popolazione cittadina oltre le 50.000 abitanti. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo la riforma che giustamente richiamavi, che ci consentirà di arrivare, Covid permettendo, ad ammettere fino a 300 bambini nelle strutture comunali, che è giusto e utile ricordare che dall'anno prossimo non saranno più 5, ma torneranno finalmente ad essere 6. Gestione diretta e indiretta da parte dell'amministrazione, fino a 300 bambini con un sistema di tassazione completamente rivisto, che in alcuni casi arriva anche alla gratuità. Una riforma complessiva e organica che ci consente finalmente di arrivare ad un modello che tende alla gratuità del servizio educativo. Garantisce quindi l'universalità del servizio. Con questa riforma vogliamo garantire una patente di cittadinanza, un diritto all'educazione, alla formazione, all'istruzione già dal momento della nascita e non al compimento dei 6 anni con l'ingresso nelle scuole elementari. Per questo abbiamo approvato una riforma che rivoluziona completamente il sistema che fino ad oggi abbiamo conosciuto. Abbiamo previsto la gratuità totale del servizio per quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore agli 8.000. E dagli 8.000 fino a 50.000 un sistema di tariffazione puntuale secondo i canoni dell'equità, della giustizia sociale e della progressività. Ogni famiglia avrà calcolato in base al proprio ISEE quello che è il contributo mensile che dovrà dare in termini di tariffa da pagare. Questo ci consentirà di avere una fotografia puntuale della situazione e alle famiglie consentirà di avere dei bollettini che saranno differenti in base al reddito percepito, quindi chi avrà banalmente un ISEE di 20.000 sarà tenuto a dover corrispondere una cifra differente già da chi ha un ISEE di 20.001 o 19.999, evitando quel fenomeno degli scaglioni che in qualche modo a nostro avviso rappresentava un vulnus. Continua quindi il percorso dell'amministrazione per andare ad incentivare, a migliorare l'offerta che viene garantita alle famiglie. Abbiamo trovato una situazione estremamente complessa e compromessa dopo che per anni non si era più investito sui servizi educativi. Oggi, tassello dopo tassello, grazie anche alla collaborazione di Teramo Children e del Gruppo Nazionale Nidi, che torno a ringraziare, stiamo scrivendo una storia diversa, stiamo rimettendo Teramo sui giusti binari, stiamo continuando ad investire e anzi siamo precursori sul territorio regionale perché una riforma come questa ci vede come primo comune che arriva ad attuarla. Questi sono i requisiti, o meglio i parametri, che ad oggi permettono di classificare il servizio educativo del Comune di Teramo come un'eccellenza, ma soprattutto come un servizio universale che riconosce diritti alle famiglie e ai bambini sin dal momento della loro nascita.